assemblea del PD sembra quasi una sorta di resa dei conti per Frattura. No. Mi sembra un confronto soprattutto su delle richieste avanzate dalla minoranza, con l'auspicio che da questa assemblea, malgrado le diverse posizioni espresse, si possa arrivare a fare una sintesi unitaria che ci porti a rivincere le elezioni regionali del 2018. Nel suo intervento ha fatto riferimento anche a chi ha lasciato la barca, in un certo senso. No, ho detto soltanto che non è bello che chi lascia la barca poi pretenda di dettare le regole. È giusto che le regole che sono già scritte vengano rispettate per come sono. Dettare le regole, avendo deciso di non giocare la partita nella stessa squadra, non lo ritengo corretto. Rispetto a quello che accadrà tra pochi mesi, lei voterebbe Frattura? Ma è chiaro che io lo voterei per un fatto di affetto, di apprezzamento e di condivisione, però vorrei che altrettanta condivisione potesse venire in un'assemblea programmatica del Partito Democratico, aperta a tutti i partecipanti simpatizzanti, che desse la possibilità a tutti di entrare nel merito specifico e oggettivo delle cose fatte, così da verificare eventualmente gli errori, le cose non fatte rispetto al programma elettorale, però mi auguro anche le cose fatte che ci danno la possibilità di avere sicuramente un Molise che nulla ha a che vedere con quello del 2013. Il Molise che lascerà è il Molise che sogna? Ma io spero il Molise che il centro-sinistra continuerà a governare e che dopo questa fase di difficoltà, di scelte impopolari, possa veramente tornare il sorriso del Molise che veramente è finalmente ripartito.